Ciao bimbe. Allora, stavo passando dalla macchina quando mi è venuta in mente una cosa e quindi faccio un attimo un video velocissimo. Scusate la qualità, ma sono sul cellulare. Sapete che alla mattina faccio il carpooling con mio marito, nel senso che prendiamo la stessa macchina o una o l'altra, così sappiamo andare più o meno nei stessi posti ed paghiamo molto meno di benzina, visti i costi. Niente, vi faccio un attimo un video velocissimo su come mi trucco normalmente per una giornata normale, per una giornata di lavoro o per una giornata dove sono semplicemente in giro senza niente di particolare. Questo è il risultato. Quindi semplicemente è la base è importantissima, quindi ho dato in questo caso una crema colorata perché siamo ancora in un periodo abbastanza. Non c'è freddo, ma non c'è neanche caldo. Quindi una crema colorata, del fondotinta minerale, il correttore e la cipria per bloccare il tutto. Ed è un attimo la matita per sopracciglia, questo ok, quindi velocissimo. E poi dopo vi faccio vedere, cerco un attimo anche di guardare lo specchio. Ed è appena appena un tocco di fard perché non serve fare i pomelli oppure dare troppo colore, appena appena danno un po' di colore. Gli occhi cerco di farveli vedere inquadrati, ok. Più o meno così, ok? Semplicemente una linea di matita marrone, e preferisco il marrone, ma il nero, perché il nero è molto da sera per me, e il marrone è un po' più, considerando il colore dei capelli e quello delle sopracciglia, il marrone è il colore migliore, secondo me. Quindi, appena appena c'è una matita marrone, ovviamente 5.000 strati di correttore, quelli sono. E poi si vedono lo stesso, ma niente, posso farci niente. E punto tutto sulle labbra. Infatti, vedete che se gli occhi sono molto appena appena delineati, le labbra invece sono molto colorate. Matita per non sbavare, perché il rossetto non sbavi. Ed rossetto in questo caso ed è quelli in stick. Non mi ricordo se ho usato stamattina quello o della Zoeva o della Clinique. Perché do Zoeva dal colore, quindi un colore abbastanza acceso e un pochino di gloss per illuminare perché sennò era molto molto scuro. Quindi questo è il risultato. Capelli sciolti perché c'è già freddo per me, quindi capelli sciolti. Perdonatemi. Outfit semplicissimo. Ho una maglietta a maniche lunghe, una giacchettina sopra che uso anche cioè uso anche in casa. Io in casa sono vestita normalmente, quindi che uso sempre. E aspettate, vediamo, jeans e scarpe da ginnastica. Quindi un look semplicissimo ed è che comunque sia va bene per in questo caso io oggi vado un attimo a truccare la ragazza, quindi perfetto, ma anche se dovessi fare dei giri o per i fatti miei, che però è strano perché. Oppure, comunque sia, che dovessi andare in giro senza dover fare cose particolari. Questo è il trucco normale. Questo è il trucco da giorno, da proprio 2 minuti. Perché non. Vediamo se si vede. Non ho dato neanche il mascara. Semplicemente appena appena strato di matita. E niente. Questo è il look finito. Adesso vado. Ci vediamo. Più tardi. Ciao!
bimbe. Allora, oggi ho pensato di fare una cosa. Venite con me in un posto, vi faccio vedere un attimo, solo un attimo il paesaggio. Pronte? Altra curva. Casa abbandonata. Qui dobbiamo fare un tornante. Iniziate a guardare. So, ditemi voi. Aspettate che cambio. Scusate, ma ho solo due mani. Qui andiamo a casa di uno, quindi guardiamo di qua. Ok? Ok, vi saluto che vado a parcheggiare. Ciao!